hanno fatto la ferrovia e che aveva bisogno di passare proprio da questa zona, quindi da qui trovava qua. Stato da vicino alla chiesa in questa zona qui, che era al di fuori del paese. E che continuavano a fare questi versamenti una volta all'anno per la parrocchia, nel giorno del però. Va bene, buona festa. Thank you.
qua? Aspetta che te dico sono qua, vedi? Adesso vado a casa e vado a vedere i miei, dopo andare a lavorare. Vuoi metterci dentro un po' di succhino? No. No? Un po' d'acqua? No? Sento io l'acqua. Ma cosa lo lascia libero? Cosa lo lascia libero? Fine l'anno? Delle volte la sede fa fatica a capire come si vede. Perché c'è la mia tonda di mele che la sa? Grazie. È stata una bella cosa questa, Sono vecchio. Va bene, quello non c'entra, comunque dei ricordi, dei ricordi su questa via. Una bella cosa, tanti, tanti ricordi, tutta la mia gioventù. È una festa che praticamente nasce dalle proprie ceneri, è come la Fenice Arba questa. Tutta, Era andata persa, tutta la mia quest'anno gioventù. L'abbiamo rilanciata. Sono 73 anni che sto qui. Sì. In ogni modo sono un vergatese anch'io. Siamo non molti vergatesi qui, ma ci siamo ancora qualcosa. Sono venuto su con la PIN. Con la... Ci dica le sue impressioni, Ciba. Ah, ci ho messo come i buoni. Abbiamo stato molto sfortunati.
È arrivato un po' lungo, ma vediamo che comunque si sta rifacendo. Questo qui è mio, eh. Questo è del capo qui. Camera 1, camera 2. Ti vedo bene, ti vedo. C'è il pan di sera, eh? Dalla media famiglia. Brava! Se rimane qualcosa sarà dato alla papà. Il filmato è stato fatto grazie al nostro amico Piacenti e alla Vergata News 24 che ha curato. Personaggi che sono vissuti qui tanti anni fa. I Bacchetti, quando eravamo piccoli, pensavamo che fosse una strada dove, che ne so, c'erano tanti Bacchetti. E in realtà invece Bacchetti era un nome piuttosto importante, che aveva delle facilità. E la sua casa era quella che poi era diventata più di famiglia, infatti era quella che aveva l'aspetto più signorile.